Amiche e amici, il 25 settembre è vicino. Abbiamo la possibilità di imprimere una svolta. Voi potete imprimere una svolta al governo di questa isola, di questa vostra terra così amata, e anche al governo nazionale. C'è la possibilità di un voto che incida profondamente sul governo di questo paese. Dobbiamo approfittarne. Dobbiamo approfittarne perché non so se vi siete accorti, ma noi abbiamo lavorato tanto, continueremo a lavorare tanto, ma i segni della restaurazione dei privilegi, del ritorno al passato, sono lì pronti dietro l'angolo. Ne abbiamo avuto tante avvisaglie, vi dico solo qualche esempio perché nessuno deve distrarsi, nessuno può distrarsi. Sulla giustizia, il centrodestra ha già dichiarato, ci sono interviste pubbliche e dichiarazioni pubbliche, i maggiori esperti di giustizia del centrodestra hanno detto che vogliono realizzare la riforma della giustizia come voleva Berlusconi, come voleva Craxi. Hanno detto che vogliono restaurare l'immunità parlamentare. Hanno detto che vogliono tagliare i fondi alle procure, spendono troppi soldi per le intercettazioni telefoniche, come dire andate a combattere la mafia, a investigare la mafia telefonando ai mafiosi e dicendo se sono disponibili a collaborare. Vi rendete conto cosa significa? Questi sono i segni della restaurazione. E ne abbiamo avuto l'altro giorno un segno eloquente del ritorno ai privilegi. In una situazione così sfidante, così difficile per famiglie, imprenditori, commercianti, tutti voi avete difficoltà ad arrivare a fine mese, non volevano farci approvare una norma per salvare 30-40 mila aziende che hanno i crediti bloccati al super bonus, però nello stesso tempo hanno vergognosamente fatto saltare il tetto agli alti dirigenti dello Stato che già guadagnano 10.000 euro netti al mese. Se hanno fatto questo, guardate, questa è una norma veramente che fa indignare. Se hanno fatto questo in piena campagna elettorale, hanno votato Forza Italia, Italia Viva e Partito Democratico una norma che fa saltare lo stipendio che adesso è fissato massimo 10.000 euro netti al mese ad alti dirigenti dello Stato. Hanno detto che non è sufficiente, hanno fatto saltare questo tetto. Se l'hanno fatto in piena campagna elettorale, io dico, pensate cosa significa, cosa ci aspetta nella nuova legislatura. È per questo che non potete distrarvi, è per questo abbiamo tante battaglie da portare avanti, le abbiamo realizzate l'80%, ce ne aspettano tante altre. La sanità, fuori la politica dalla sanità, a livello regionale, a livello nazionale. Con la pandemia è stato tutto chiaro quello che hanno fatto, i tagli di oltre 50 miliardi sono spariti negli anni scorsi, hanno fatto sparire 173 ospedali, non hanno più investito nella sanità pubblica, o quando l'hanno fatto e se ne sono interessati hanno messo gli amici loro a governare la sanità pubblica. E allora dobbiamo investire nella medicina territoriale, dobbiamo evitare, ci sono anche i soldi del PNRR, attenzione, adesso c'è la possibilità, certo li abbiamo portati noi, come no? Anche se tutti si intestano il merito, dobbiamo assolutamente spenderli bene, signora, questi soldi. E non è facile spenderli bene perché anche qui in Sicilia avete visto quanti comitati di affari si sono svegliati per gestire questi soldi, avete visto, ma anche a livello nazionale, secondo voi è normale che si candidino a gestire questi soldi forze politiche come Lega e Fratelli d'Italia, Salvini e Meloni, che non hanno neppure votato il piano nazionale di ripresa e resilienza? Ragazzi, non c'è, alla faccia tosta non c'è limite.
alla faccia tosta, non c'è nulla. Hanno detto che era una truffa, hanno detto che era un cappio al collo che l'Europa ci metteva al collo, e adesso vogliono gestire quei fondi. Non c'è limite al senso del pudore. Dobbiamo continuare a investire nella scuola. La scuola, noi ereditiamo tagli dei governi passati, poi c'è qualcuno che si è svegliato un giorno e ha detto vi faccio la buona scuola, e lì bisognava rispondere guarda statene a casa tranquillo, meglio così, non toccare nulla. Infatti ha fatto solo guai, parlo di Renzi ovviamente. Però cari amiche e cari amici, nel momento più duro della nostra storia con la pandemia abbiamo invertito il trend, abbiamo investito 10 miliardi nella scuola, dobbiamo continuare perché lì è il futuro dei nostri figli. Esatto. E così dobbiamo anche lavorare perché andare, dobbiamo offrire opportunità ai nostri giovani, la parità per le donne, dobbiamo le persone con disabilità, non le possiamo abbandonare. Non è politica quella che favorisce i pochi privilegiati e continua a volgersi dall'altra parte, laddove c'è tanta gente che non conta, che non ha voce e che addirittura è invisibile. Non lo possiamo permettere. Giustizia sociale, inclusione sociale, a partire dalle persone con disabilità, a partire da chi attraversa momenti di difficoltà. La campagna diffamatoria che stanno facendo contro i percettori di reddito è indegna, non è degna di un paese civile. Noi miglioreremo il reddito di cittadinanza, lavoreremo per le politiche attive, ma non permetteremo alle forze di centrodestra, compreso Calenda, compreso Renzi e quant'altri, di boicottare questa riforma. Sapete che la stanno boicottando? Sapete che le 14 regioni che sono in mano al centrodestra addirittura non hanno voluto toccare i soldi per potenziare i centri dell'impiego? Stanno boicottando questa riforma. Non glielo permetteremo. Ecco perché il nostro voto conta, il nostro voto è importante. Quindi con competenza, coraggio, con cuore e coraggio, con determinazione noi ci siamo. E c'è stato qualche anche difficoltà, non lo nascondiamo, interno al Movimento 5 Stelle, lo abbiamo visto tutti. Avevamo all'interno dei compagni di strada che non avevano più cuore sincero. Avevamo persone al nostro interno che ci hanno posto delle difficoltà, perché avevano abbandonato i principi e i valori per cui sono andati in Parlamento e si sono lasciati suggestionare e convincere dalle sirene del sistema. Li hanno fatti entrare in qualche salotto buono e hanno perso la bussola e il senso dell'orientamento, però sono andati via. È stata la nostra salvezza e un elemento di chiarimento. E allora c'era qualche posto libero, si era liberato qualche posto. Allora sapete che abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a Roberto Scarpinato e Cafiero De Rao di prendere quel posto. Abbiamo poi chiesto al prorettore della Sapienza De Santo, uno dei maggiori esperti in materia di transizione energetica ed ecologica, di prendere quel posto. Siamo più forti di prima, più competenti di prima, più determinati di prima. Tocca solo a voi, dalla parte giusta, col voto giusto, Movimento 5 Stelle, un abbraccio.